Il libro che presentiamo questa sera è del sacerdote argentino Don Giulio Mieglietti. Dalla Cabala al progressismo è il capolavoro di questo sacerdote argentino ed è un capolavoro in se stesso, uno dei libri che passeranno nella storia della Chiesa. La casa editrice FDF lo ha tradotto e pubblicato integralmente. In questo libro si chiarisce come l'origine di tutti gli errori antichi e moderni sia la falsa cabala esoterica giudaica, la quale ha influenzato, oltre che il fariseismo dei Gida e l'intera filosofia moderna, da Cartesio in poi, anche certi periti conciliari, come Rahner, Kuhn, Hildebrandt, Konger, eccetera. Questo libro si propone di dimostrare che nel corso della storia umana ci sono solo due soli atteggiamenti di vita e di pensiero. Uno, quello cattolico, che è la tradizione ricevuta da Dio tramite Gesù Cristo, il cui insuperato espositore è stato San Tommaso d'Aquino. L'altro, quello gnostico e cabalistico, che alimenta gli errori di tutti i popoli, quelli pagani, quelli che apostatarono dal primo ebraismo e persino quelli che abiurarono al cristianesimo, così come accade in particolar modo nel mondo moderno. La tradizione perversa e cabalistica prende origine da quella buona, corrotta dalla malizia dell'uomo, il quale a sua volta si lascia sedurre ed alienare dal demonio. La grande tentazione gnostica del sarete come dei attecchisce nel genere umano e lo conduce alla perdizione. È il mistero della redenzione che, sebbene abbia un frutto esclusivamente salvifico, non si compie se non per l'intervento delle due forze, le cattive e le buone. Sta a noi fare la scelta. Di quale città vogliamo far parte? A quale tradizione vogliamo aderire? A quella luciferina o a quella cristiana? È questo un libro imprescindibile e capitale che bisogna studiare profondamente e far conoscere diffusamente per far capire quale sia la vera natura dei mali che ci circondano. La conferenza di questa sera è tenuta, e lo ringrazio, tenuta da Don Curzio Nitoglia, esponente di punta del cattolicesimo tradizionale italiano. Nato a Roma nel 1957, ha studiato filosofia con Augusto Del Noce, è entrato nel seminario della Fraternità Sacerdotale San Pio X ed è stato ordinato sacerdote da Monsignor Marcel Lefebvre nel 1984. Attualmente è l'assistente spirituale delle suore del Cenacolo di Pelletri, dove si occupa della rivista antimodernista Sì, sì, no, no. Don Curzio è un ottimo divulgatore, ha tenuto molte conferenze su argomenti religiosi e culturali, ha scritto numerosi libri con varie case editrici e articoli teologici, apologetici e dottrinali. A nome dell'Associazione San Michele Arcangelo di Ravenna lo ringrazio per la sua presenza. Prima di iniziare chiederei a Don Curzio una preghiera. Grazie a tutti. Ave Maria, grazia plena Dominus tecum, benedicta de mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. In nomine Patri, Filio et Spiritu Sancti. Amen. Allora, nel 1970 usciva questo libro, Dalla Cabala al progressismo, di Don Giulio Mieglietti. Nel 1973 Don Giulio Mieglietti moriva. Nel 1989 Don Ennio Innocenti lo ha tradotto per la prima volta in italiano, non integralmente, quindi fu un'edizione buona, ma non integrale. È stato ritradotto poi nel 2014, mi sembra, da FDF con traduzione integrale. Allora, brevemente, che cos'è la Cabala? La Cabala significa tradizione, la tradizione ce n'è una vera e una falsa. La tradizione vera è quella che va da Adamo sino ai Maccabei, quella falsa o spuria è quella che va dal periodo post-maccabaico fino al Venerdì Santo. Perché che è successo? I Maccabei erano
dei santi, dei martiri che hanno lottato contro Antioco Epifane, un generale pagano siriano che voleva distruggere il culto monoteistico all'unico vero Dio, a Yahweh, e imporre a Israele, al popolo scelto da Dio, per portare il monoteismo in tutto il mondo quando sarebbe venuto il Messia. Ecco che Antioco Epifane, 150 anni, 170 avanti Gesù Cristo, muove guerra a Israele, distrugge Gerusalemme, semidistrugge il Tempio, per imporre il culto politeistico in Israele. Se non che ci sono dei santi, il santo sacerdote Eleazaro, che piuttosto che mangiare carne di maiale si fa sgozzare, e ci sono dei Maccabei, due tipi di Maccabei, si fa spesso confusione, i sette fratelli Maccabei piccolini, i quali vengono incoraggiati dalla madre a farsi uccidere proprio davanti ad Antioco Epifane, il quale poi metterà a morte la stessa madre, piuttosto che rinnegare Dio, Yahweh, l'unico vero Dio. I resti, le reliquie di questi santi Maccabei si trovano a Roma, alla chiesa di San Pietro in Vincoli, dove sta il Mosè, dove stanno le reliquie dei santi innocenti, dove stanno le reliquie dei fratelli Maccabei, dove è vissuto Mortara, famoso perché adesso è uscito il libro e il film Rapito, di questo Bellocchio, mi sembra che si chiami, regista Bellocchio, che ha completamente falsato la storia di Mortara. Allora, ecco che succede? Siccome i Maccabei hanno resistito a Antioco Epifane, hanno ricacciato un esercito 10 volte superiore a quello di Israele, gli israeliani si sono inorgogliti e hanno detto: noi Israele come uomini siamo forti, quindi noi abbiamo diritto, non la grazia di Dio è un dono di Dio, noi abbiamo diritto alla grazia di Dio e noi dobbiamo dominare il mondo intero. Allora ecco che la tradizione dell'Antico Testamento da quel momento, dal 150 d.C., prende due strade. Una buona, che continua la tradizione dell'Antico Testamento, che va quindi da Adamo sino a Gesù Cristo e che poi sarà rimpiazzata dal Nuovo Testamento, e una cattiva, che prenderà invece spunto da questa vittoria per inorgoglirsi sempre di più del sangue, della razza. Oggi non si può più parlare di sangue e di razza, ma se c'è un popolo che parla di sangue e di razza è il popolo Israele. Toaf, quando gli chiesero per essere ebreo che cosa occorre, occorre la fede, osservare i 10 comandamenti? No, basta essere figlio di madre ebrea e nipote di una nonna ebrea, perché quello che conta per loro è il sangue, quindi è la razza, l'etnia, il popolo, la schiatta, la si chiami come si vuole, non è dispregiativo, si fa parte di un popolo perché si è figli di una madre ebrea che ha sangue ebraico. Allora ecco che c'è questa religione fondata sul culto del sangue, del suolo, della razza, molto più di Hitler. Hitler parlava di sangue, suolo e razza, Israele 100 volte di più parla di sangue, di suolo e di razza. Soltanto che Israele lo può fare, Hitler no. Hitler ha fatto una brutta fine, Israele sino adesso ne ha prese tante nel corso della storia, però ha tenuto botta. Allora, ecco che ci stanno queste due strade. Ora, la Cabala come tradizione è dogmatica, il Talmud invece è una tradizione morale. Il Talmud parla piuttosto di teologia morale, i 10 comandamenti, le virtù, i vizi, quello che bisogna fare o non fare. La dogmatica, quello che bisogna credere o non credere. Allora, la tradizione dogmatica, Dio ad Adamo, che cosa rivelò in maniera essenziale Dio ad Adamo? Che lui,
avrebbe sposato, siccome stava da solo e non era bene stare da solo, avrebbe avuto una moglie, Eva, quindi sarebbe stato il capo di questa donna che gli avrebbe dato dei figli e che il matrimonio di Adamo con Eva sarebbe stato simbolo dell'unione di Cristo con la Chiesa. Quindi gli rivelò, come spiega San Tommaso nella Somma Teologica, il mistero della Trinità di Dio. Se c'è un Verbo incarnato, c'è un Padre, un Figlio e lo Spirito Santo dell'incarnazione, passione e morte di nostro Signore Gesù Cristo. Quindi ecco che già Adamo conosceva in maniera esplicita il dogma della Santissima Trinità, il dogma dell'incarnazione. Questo dogma poi lo conoscevano oralmente solo e soltanto il Sommo Sacerdote, il Sinedrio, i 70 saggi che aiutavano il Sommo Sacerdote a governare Israele, e che poi c'è un'analogia, c'è un altro grande ebreo convertito, il rabbino Paolo Drach, 1844, La Sinagoga e la Chiesa. Sono due volumoni mai tradotti in italiano, i quali fanno vedere l'analogia che c'è tra Antico e Nuovo Testamento, tra Chiesa e Sinagoga. Perché come il Sommo Sacerdote dell'Antico Testamento era coadiuvato da 70 saggi, così il Papa è coadiuvato da 70 cardinali. Sino a Pio XII le cose stavano così, dopo c'è stata un'inflazione di cardinali, perché più ne stampi meno valgono, sono come la lira. Adesso siamo arrivati a 140, vale a dire un cardinale ne vale la metà, e anche meno metà della metà, come se le nene ha, come cantava Modugno, penso che fosse. Allora, ecco che la tradizione morale o il Talmud fu data da Dio a Mosè 1300 avanti Cristo. È la cosiddetta Torah, che Mosè mise per iscritto su tavole di pietra, che però poi spaccò queste tavole di pietra, perché quando scese dal monte Sinai vide che il popolo, invece di adorare Dio, si era fatto un vitello d'oro. Questa mentalità di adorare l'oro, la guerra dell'oro contro il sangue, c'è sempre stata. Popolo di dura cervice, Dio avrebbe voluto distruggere il popolo, dice la Santa Scrittura, Mosè si mise in mezzo e lo risparmiò. Un'altra volta Gesù cacciò questi adoratori dell'oro, i banchieri, i bankster, dal Tempio, perché che facevano? Profanavano il Tempio in quanto cambiavano valuta, avevano messo una banca, un bancomat, all'interno del Tempio. A Gesù queste cose non andavano bene. È la rivelazione, io non ci posso fare nulla, piaccia o non piaccia, se no facciamoci ebrei, certo andiamo di moda, facciamo come Giorgia. Non piacciamo a Gesù. Gli ebrei non piacciono a Dio, è San Paolo che lo dice, non sono io, e San Paolo era ebreo. Perché hanno ucciso Gesù, perseguitano noi e ci impediscono di predicare il Vangelo. Questa è la dottrina cattolica sul giudaismo. Allora, la legge morale o talmudica fu data da Dio a Mosè nel 1300 avanti Cristo. Si compone di due parti, la Mishnah e la Gemara. La Mishnah è una tradizione orale, data da Dio oralmente a Mosè, la quale spiega, è un commento orale di Dio alla Torah o Torah. Io vi do questi 10 comandamenti, sono stati messi poi per iscritto da Mosè sulle tavole di pietra. E allora ecco che la Mishnah è una spiegazione che Dio dà a Mosè e che Mosè poi dà al popolo di Israele, che sarà messa per iscritto attorno al 200 avanti Cristo, dopo Cristo, scusate, per paura che con le persecuzioni che ormai si erano scatenate contro Israele, perché nel 70 d.C. i Romani distrussero il Tempio e Gerusalemme, e siccome poi Bar Kokhba nel 132-135 d.C. riprese le armi contro Roma, e allora Roma con Adriano, l'imperatore, distrusse totalmente
la Giudea e cacciò tutti i giudei dalla Palestina, compresi i convertiti al cristianesimo, quella forma di antisemitismo razziale, come il nazionalsocialismo metteva nei campi di concentramento gli ebrei anche se cristiani, successe in Olanda quando Pio XII protestò contro il nazionalsocialismo, ecco che i romani, essendo pagani, non erano cristiani, e non ammettevano la presenza di ebrei in Terra Santa. E se prendevano un ebreo in Terra Santa lo passavano a fil di spada, quindi era pena di morte. Allora vedete come la storia si ripresenta, noi sta a evitare un eccesso e l'altro, l'eccesso filosemitismo, l'eccesso antisemitismo. L'antisemitismo, l'odio dell'ebreo, perché ha sangue ebreo, non è cattolico, il filosemitismo è sciocco, perché si rispetta, si ama il peggior nemico di Cristo e dei cristiani. Quando chiesero a Nolte, che era protestante, se Pio XII era un papa di Hitler, disse era troppo cattolico per essere antisemita, ma troppo preconciliare e troppo intelligente per essere filosemita. Un cristiano che è filosemita è come il topo che grida viva il gatto, ha qualche rotella che non gli funziona bene, o è venduto, o spera di ottenere qualche poltrona in Parlamento. La ottiene, ma poi che fine farà? La stessa di Giuda. Spicciatela tu, i 30 denari non ci riguardano più. Portateli a casa o buttali, impiccati, non sono affari che non ci riguardano, loro sono fatti così. Allora, ecco che questa è la Mishnah, poi c'è la Gemara, è un commento alla Mishnah. Allora, vedete, c'è la Torah, i 10 comandamenti, poi c'è la Mishnah, spiegazione dei 10 comandamenti, poi c'è la Gemara, che è un commento alla spiegazione, quindi una spiegazione breve, essenziale, un commento molto più corposo della Mishnah. Questi furono messi per iscritto circa 100 anni dopo della Mishnah, attorno al 300 d.C., e a due redazioni, il Talmud di Gerusalemme e quello di Babilonia, dove quello di Babilonia è molto più serio, più esteso, più profondo di quello di Gerusalemme. Quindi il vero e proprio Talmud da studiare è quello di Gerusalemme, che risale a 500 d.C. Ora, è inutile per noi studiare il Talmud, perché per capirlo lo possiamo anche leggere, ma non lo capiamo. Possiamo anche conoscere l'ebraico, non lo capiamo, perché, per esempio, lo spiega Drac, quando debbono parlare male di Gesù Cristo fanno un rotondo. Se uno non va alla scuola di un rabbino, e per andare a scuola di un rabbino devi essere ebreo, perché lì sono razzisti in senso stretto del termine, non capisci che cosa voglia dire. Allora, ecco l'importanza della conversione di rabbini ebrei al cristianesimo, 1200, che spiegarono ai papi ciò che contenesse realmente il Talmud. Ecco i roghi del Talmud, avvenuti soprattutto a Parigi, a Notre-Dame de Paris, che poi è stata data alle fiamme, e ci sono stati degli esponenti dell'alta finanza laica che hanno riso di queste fiamme, che hanno vendicato le altre fiamme del 1200. Allora, ecco che fu messa per iscritto attorno al 300 e al 500 d.C. La Cabala è tramandata oralmente da Dio ad Adamo, ai patriarchi, ai profeti, a Mosè, al 70 d.C. e sino ad oggi. Anna e Caifa sapevano benissimo che Gesù era, lo spiega Gesù, San Tommaso, nella condanna a morte di Gesù, il Sinedrio, i capi, sapevano che Gesù era Dio, era la seconda persona della Santissima Trinità. E l'hanno voluto condannare a morte. San Tommaso, il dottore comune della Chiesa, la Somma Teologica. Il popolo invece seguiva in buona fede i capi, come oggi ci sono delle persone che seguono in buona fede i vescovi, e Francesco, il Papa,
perché il Papa è Francesco, chi si affaccia alla loggia di San Pietro è Francesco, piaccia o non piaccia, è lui che lo fa. Chi manda avanti la baracca, più male che bene, è lui. Allora, ecco che costoro sapevano chi era Gesù, conoscevano il mistero della Trinità, l'incarnazione del Verbo, però erano ostinati nell'errore. Tant'è vero che quando Gesù muore, quando si spacca la terra, quando si aprono i sepolcri e escono i morti, ci sono dei pagani che si convertono, ma il Sinedrio no. La gente del popolo si converte, il Sinedrio no, perché già lo sapeva. E se avesse potuto, se Gesù fosse sceso dalla croce, come avevano chiesto, l'avrebbero rimesso in croce un'altra volta, è successo. A Torino fu impiccato un certo personaggio, la corda si spezzò e lo rimpiccarono una seconda volta, quando si sa che normalmente una persona che sfugge al capestro non va rimessa, impiccata la seconda volta. In questo vi consiglio un bel libro di Prainatis, un sacerdote cattolico russo che ha tradotto dall'ebraico, c'è cioè il testo ebraico, latino, italiano, e Cristo e cristiani nel Talmud, in cui prende tutti i passaggi del Talmud babilonese, anche quello di Gerusalemme, e ci fa vedere quello che si dice di Gesù e dei cristiani. Sarà un libro di 300 pagine, ma è molto esaustivo. Allora, ecco Anna e Caifa, due sommi sacerdoti. Noi abbiamo quindi una seconda cabala spuria, cattiva, pervertita, corrotta dai rabbini e dai farisei, e Gesù se la prende con costoro quando parla delle vostre tradizioni. Voi per le vostre tradizioni violate la legge di Dio, l'unica vera tradizione, perché per le vostre tradizioni fate un'elemosina di qualche centesimo al Tempio e poi lasciate vostro padre e vostra madre che sono ammalati e non vi prendete cura di loro. Ecco che dopo la vittoria dei fratelli Maccabei, non i sette martirizzati ma i cinque fratelli Maccabei, i quali prendono le armi e riescono ad espugnare l'esercito siriano, uno di questi, mi sembra Giuda o Simone, addirittura con una lancia andò sotto la pancia dell'elefante sul quale pensava che fosse presente il capo dei siriani, Antioco IV Epifane, e infilò la lancia sotto la pancia dell'elefante, l'elefante cadde e lo schiacciò, però poi non c'era Antioco Epifane, il quale morì, mi sembra, adesso l'ho studiato anni fa, mi sembra che anche lui sia morto poi in battaglia. Ecco quindi che da questa vittoria, da questo orgoglio, si passa a una corruzione transumanistica per il solo Israele, una sorta di panteismo. Sono io che sono forte, sono io che uccido il pagano, sono io che devo dominare sul mondo intero. Ecco quindi la Cabala spuria e panteista, il principio e fondamento di tutte le società segrete, come ha scritto un altro bellissimo libro di Leone Meurin, si scrive, La massoneria sinagoga di Satana. È un libro che è stato tradotto in italiano quasi subito dopo la estensione in francese, poi è stato ristampato ultimamente da FDF. Il principio e fondamento di tutte le società segrete, esoteriche e iniziatiche, è la massoneria, che è cabala pratica, è magia, satanismo, transumanesimo, né più né meno. Quando chiedono a Elio Toaf che cos'è la cabala, nel libro Essere ebreo, della Bompiani, 1996-7, e lo intervista Alain Elkann, il padre di John Elkann, l'attuale direttore della Fiat e compagni, cantante, che poi uno pensa che la ricchezza degli Elkann sia quella di avere la Fiat, quando gli Elkann già dal 500 avevano tre banche
che prestavano i soldi anche ai Rothschild. Quindi la ricchezza non l'ha data Agnelli agli Elkann, ma l'hanno data agli Elkann ad Agnelli. E il padre di questo Alain Elkann era il rabbino capo di tutta la Francia, mentre Tuaf era solo il rabbino capo di Roma. Allora ecco che quando Alain Elkann chiede a Elio Tuaf ma che cos'è la Kabbalah, dice io sono un cabalista. Cabalista non è soltanto uno studioso di Kabbalah, cabalista è uno che pratica la Kabbalah. La Kabbalah è magia. Mio padre è stato un grande cabalista che praticava ad altissimi livelli la Kabbalah, ma di queste questioni non si parla, è pericoloso. Ho detto pure troppo. Voi potete trovare questo libro, non so se si scarica via mail, si può trovare in libreria. È un libro molto agevole, saranno 190 pagine, 200 pagine, si legge molto facilmente. Allora, questo Léon Meren era un gesuita, uno di quelli veri della vecchia guardia. Era arcivescovo, era nato in Germania perché il papà era un militare francese e allora la Francia aveva occupato la Germania, poi creando la reazione della Germania, perché poi la colpa è sempre della Germania, ma uno dice quello che prima hanno fatto ai tedeschi, come adesso gli ucraini danno schiaffi ai russi dal 2014. Allora, dopo 7-8 anni di schiaffi, se tu glielo ridai, ti dicono che sei cattivo, perché non puoi difenderti, devi prendere schiaffi e dire grazie, continua. Allora, ecco quello che successe poi in Germania. Allora, il papà di questo Meren stava in Germania e poi Bismarck ci pensò lui, gli dette il ben servito. E in Germania aveva studiato il sanscrito, le lingue orientali, semitiche, per cui questo libro, La massoneria sinagoga di Satana, rappresenta, e Mienville se ne serve nel suo libro. Il libro di Mienville è molto interessante perché studia tutti i libri più importanti sul giudaismo, quello di Drac, quello di Meren, eccetera, eccetera, e ne fa un sunto in 500 pagine, fa un sunto di tutti i migliori libri. È un libro ottimo, ha un unico neo. Scoppiò, artatamente fu fatto apposta, lo scandalo di Leo Taxil e di Anne Vaughan. Siccome era uscita l'enciclica di Leone XIII sulla massoneria, e faceva vedere che l'essenza della massoneria era il satanismo, il culto a Lucifero, questi due imbroglioni massoni cominciarono a fare conferenze in tutta Francia, dicendo noi eravamo massoni, ci siamo convertiti, nelle logge si praticava il satanismo, addirittura c'era il diavolo che si trasformava in coccodrillo e che suonava il pianoforte, quindi dicevano delle cose talmente grosse che qualcheduno, più di qualcheduno, disse ma questi stanno facendo apposta. E Monsignor Benigni non ci cadde, e lo stesso della Sius non ci cadde, purtroppo Monsignor Meren ci cadde e prese come buone le rivelazioni di Taxil e della Vaughan, le mise in questo libro che è un capolavoro, saranno 40-50 pagine, le riporta in quel libro che sarà grande come questo qui, che Andrea vi ha fatto vedere, e stampato il libro esce fuori la conferenza di Vaughan e Taxil, ci siamo inventato tutto. Ecco, la Chiesa parla di satanismo, della massoneria, è tutta una farsa, perché noi ci siamo inventato tutto. Invece era diverso. Voi avete inventato tutto, Leone XIII no, perché non si è basato sulle vostre frottole. Purtroppo non ha giovato al libro di Meren, il quale invece è, dal punto di vista di documentazione, è ottimo. Quindi basta saltare quelle 40 pagine o leggerle per capire la tattica che hanno questi qui di mettere un foglio in mezzo a un dossier per dire questo dossier non vale nulla. La cartella che hanno ritrovato di Mussolini nel lago di Garda, ci hanno messo qualche foglio falso, evidentemente falso, e quindi hanno detto quando l'hanno ritrovata, è per quello che l'hanno ammazzato i servizi segreti inglesi, ecco che sono tutte sciocchezze,
perché ci sono dei fogli evidentemente falsi, ma gli altri no, erano evidentemente veri se l'hanno ammazzato e appeso a testa in giù. Allora, Meren purtroppo ci casca. Qual è la filosofia della Cabala? È l'immanentismo, Dio è immanente al mondo, Dio e il mondo fanno una sola cosa, il panteismo. Il mondo è un'emanazione di Dio, come la luce emana da quel laggeggio orribile che sta davanti ai miei occhi e arriva sino alle mie pupille. Quindi la lampada e la luce fanno una sola cosa, il mondo e Dio sono una sola cosa. L'uomo è divino di per sé, è il transumanesimo. Quindi Mattarella avrebbe dovuto protestare anche contro la fobia del transumanesimo. Dio fa il male, vedete Lutero, non è l'uomo che pecca, ma è Dio che pecca in me. L'uomo ha perso il libero arbitrio, quindi io quando pecco non sono responsabile del male che faccio, e è Dio che pecca in me. Non è libero, non è responsabile, da Lutero a Freud. Nessuno è responsabile. In quel momento non era capace di intendere di volere. Ha ammazzato la fidanzata con 70 colpi di baionetta, però in quel momento lì, dalla prima alla settantesima colpo di baionetta, lui non era responsabile. E bisogna praticare il male per arrivare alla santità. È il cosiddetto antinomismo, nome legge, anti, contro la legge, porta in cielo. Sabbatai Zevi e Jacob Frank. Questa è la chiamata l'agnosi del sottosuolo, come diceva Samek Lodovici. Il diavolo è il sommo iniziato e iniziatore degli altri. Oggi mi capitano sempre più casi di persone che si sono staccate dall'esoterismo, che hanno praticato satanismo, perché oggi è facilissimo, vai su internet e mi dicono e trovi tutti come fare a evocare il diavolo. E ci sono delle persone che poi debbono andare dall'esorcista perché hanno evocato il diavolo, e quando la evochi è pericoloso. Oggi diventa sempre più comune, è un mondo che sta davvero sprofondando nel male, come non mi era mai capitato, ragazzini e ragazzine abusate dal papà, non dal padrigno. In 40 anni di sacerdozio non mi era mai capitato, adesso comincia a capitare. Allora, ecco che si esige dall'iniziato l'esperienza del male, mascherata sotto apparenza di cabala sessuale, la metafisica del sesso, perché quando Antonio Rossi fa una porcheria è una porcheria, ma se la fa Giulio Sevola è metafisica del sesso. La teologia massonica corrisponde bene a quella della Cabala, scrive un grande rabbino livornese che è stato il maestro del papà di Toaf, Elia Ben Amozek, e che ha influito molto sulla teologia di nostra etate. La pratica o etica della massoneria è che l'uomo può cogliere il fine ultimo da se stesso, facendo il male, che la storia umana corre su due binari, come ci ricordava Andrea, o Dio trascendente o l'uomo che è come Dio, e sta a noi scegliere. Se ci sono domande, rispondo volentieri. Se non ci sono domande, ce ne andiamo a cenare, che si è fatto già troppo tardi. È Cabala. E della Cabala spuria, perché tramite i numeri cerca di arrivare a una verità come 666. Il 6 è il 7, il numero della pienezza, il 6 quindi gli manca qualche cosa, per tre volte imperfetto. È per quello che l'Anticristo è chiamato con 666. Imperfetto, 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 è imperfettissimo. È la massima imperfezione, malizia, cattiveria. E questa è la gematria, che il 7 è perfetto, 7 doni dello Spirito Santo, 7 virtù, 7 sacramenti. Padre Bariel diceva 6 sacramenti e una trappola.
il matrimonio. E beh, quando si parla troppo di simbologia, i modernisti dicono che tutto è simbolo, Dio è simbolo, il Mar Rosso è simbolo, l'Eucaristia è un simbolo, è tutto simbolo. Loro prendono quelli cristiani e li usano in senso anticristiano, l'occhio dentro il triangolo, no? Per noi la Trinità che vede tutto, che è onnipotente, per loro invece è il grande architetto dell'universo. C'è tutto un ribaltamento, la croce a testa in giù, è una simbologia all'incontrario. La simbologia loro sì, quella dei modernisti svuota completamente il dogma, la loro invece è un'evocazione del male, di Satana, del diavolo. Allora, principalmente tra cristianesimo e anticristianesimo, l'elemento principale dell'anticristianesimo è il giudaismo, altri elementi anticristiani sono l'Islam e anche l'ortodossia, perché il cristianesimo vero è quello che Gesù ha fondato su Pietro. E l'ortodossia nega il primato di Pietro, non è cristianesimo, in senso stretto no, non è il vero cristianesimo di Gesù, il vero cristianesimo è quello che ha fondato Gesù, Gesù l'ha fondato su Pietro, gli ortodossi lo rinnegano e quindi non è vero cristianesimo. È quella che le contiene tutte, non è solo quella, altrimenti bisognerebbe scrivere una biblioteca. Questo è un libro che riguarda soltanto cristianesimo e giudaismo, ecco. Quindi è in quel senso là è limitato a quelle due realtà. Andrea? Beh, lui è stato mandato da Giovanni XXIII, ha fatto da tramite tra Giovanni XXIII e Jules Isaac Naum Goldman, lo raccontano loro stessi nei loro diari. E oramai sono cose che si sanno, che sono venute fuori, e per cui Bea ha fatto un lavoro molto cattivo, ma se non fosse stato appoggiato prima da Giovanni XXIII, poi da Paolo VI, non avrebbe potuto far nulla, anzi sarebbe stato schiacciato. Quando ci fu lo scontro tra lui e Ottaviani sulla libertà religiosa, e Ottaviani lo prese proprio di petto, e poi Giovanni XXIII dette ragione a Bea e sconfessò Ottaviani. Sarebbe il meno, oppure Gesù è figlio di una donna ebrea, però era Gesù. Ci sono tanti ebrei che sono veramente cristiani convertiti, San Paolo è uno di questi, ma Montini ha cercato di distruggere la Chiesa e in parte ha fatto un danno enorme all'ambiente ecclesiale, sì, in maniera chirurgica, come un killer, un cecchino che prende tutti i punti principali del cattolicesimo, li ha distrutti tutti quanti e la parte finale la sta facendo l'attuale. Beh, c'è il libro di Solzhenitsyn che è molto ben documentato, due secoli assieme, è stato tradotto in italiano da Controcorrente, il secondo dice che l'elemento preponderante, non unico, ma il 98% è l'elemento ebraico, come nella rivoluzione maoista. Tutti i pezzi grossi del bolscevismo russo erano, il 98% erano ebrei, così come del comunismo maoista cinese. Ci sono degli autori che dicono che gli Ashkenaziti si sarebbero convertiti all'ebraismo nel Medioevo, attorno 800, 1000, massimo 1100 dopo Cristo. Se fosse vero, fatto sta che l'hanno fatto, che da allora sono stati accettati come tali, che hanno poi preso oggi come oggi il 90%
dell'ebraismo che conta è Ashkenazita, e quindi chi dirige il mondo è l'ebraismo Ashkenazita. Poi se non lo erano, ci sono diventati. Ma non personalmente. C'è un bel libro di Ratie che è stato tradotto in italiano dal Centro Librario Sodalizio di Verrua Savoia, Misteri Segreti del Brain Breed. È la massoneria ebraica. Massoneria. Riservata ai soli ebrei. Fondata a New York nel 1843. Che, insomma, ha avuto un ruolo determinante al Concilio Vaticano II. Chi ha scritto Nostra Etate e Dignitatis Humanae erano membri del Brain Breed, Julie Sack e Naum Goldman, tramite padre Congar e il cardinal Bea. Sì, fatto molto bene, sì. Molto ben documentato. Allora, alla faccia del Benedetto ci andiamo a fare una bella cenetta, diciamo una bella preghiera.